sicuramente a cominciare dal signor Sindaco che ha offerto questa opportunità e tutti i diversi collaboratori, perché ho sentito adesso, non sapevo effettivamente fino a questo momento quale fosse stata l'ampiezza del numero delle persone coinvolte in questa operazione. E sono felicissima di aver visto la realizzazione di quanto hanno fatto. Io sono amica dell'avvocato Bassano da qualche anno. L'avvocato Bassano è uno dei collezionisti italiani che ha maggiore competenza sulle opere di mio padre e è una collezione anche numericamente importante. E quando ho saputo che c'era la possibilità attraverso il comune di Colle Salvetti di realizzare questa mostra, sono stata felicissima perché sapevo che sarebbe stata curata al massimo. Ho letto i testi realizzati anche con la collaborazione della dottoressa Caggianelli e devo dire che non è un catalogo quello che è stato realizzato, è veramente un'opera scientifica, è un'opera scientifica importantissima perché è ricca, è talmente specifica che sicuramente entrerà tra i libri su mio padre di maggiore importanza e di riferimento. Quindi la mostra che avete voi adesso sarà una mostra di riferimento con un catalogo di riferimento. Non lo dico per come dire, dovere di ospitalità, ma lo dico perché lo sento profondamente e ne sono convinta, avendolo visto. Poche volte è stato realizzato uno studio accurato, preciso, scientifico, come quello che è stato fatto qui. Quindi sono contenta, arcicontenta, non posso dire di più. Le opere selezionate sono opere molto particolari, qualcuna di queste è anche al MoMA di New York, qualcuna di queste è anche al Museo di Parigi. E naturalmente devo apprezzare anche la pubblicità che già è stata avviata attorno a questa mostra, perché vi confesso che un collaboratore di Sgarbi, dato che io sono in contatto con lui per una mostra che probabilmente verrà trasportata a Roma, la mostra di Urbino verrà spostata a Roma, e questa persona proprio due giorni fa parlando mi ha detto: ma è vero quello che ho letto, che c'è una bella mostra di opere di Bartolini a Colle Salvetti? Certo, sì, assolutamente, quindi anche lei ne faccia pubblicità perché la mostra merita la visita. Ecco. L'estate davanti è un bel periodo, la Toscana ha sempre tanta affluenza di vacanzieri che apprezzano la regione e quindi questo sarà un motivo in più per arrivare anche a Colle Salvetti a vedere la mostra. Vi ringrazio. Applausi.